Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno del format Bar Sport Serie B. Ci siamo occupati di Spezia, Palermo e Sampdoria. Oggi ci occupiamo di una squadra che secondo me farà un grande campionato, ovvero il Venezia di per l'appunto l'allenatore Vanoli. Come funziona il Bar Sport di Serie B? Andiamo a vedere un po' di numeri su due giocatori importanti. Andiamo a vedere, ragazzi, i numeri dell'anno scorso. Vi dico la mia per l'appunto sull'allenatore. Vi dico secondo me quali dovranno essere gli obiettivi del Venezia di quest'anno, che tipo di rosa e tante altre belle cose. Diamo anche un occhio alla maglia del Venezia di quest'anno, che secondo me già vi do un'anticipazione è stratosferica. Mi raccomando, però, prima di partire col video, vi devo chiedere un pollice in su qua sotto, 30, 40, 50 mi piace in questo video. Un'iscrizione al canale totalmente gratuita, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi e noi partiamo subito. Partiamo da Vanoli. Vanoli, che secondo me è un allenatore top per la Serie B. L'ha dimostrato l'anno scorso, ragazzi, in quei pochi mesi in cui ha allenato il Venezia, che da una zona retrocessione praticamente le ha portati, ragazzi, a giocarsi il playoff. Sì, poi perso al primo turno il playoff contro il Cagliari, ma facendo comunque una buona partita a Cagliari, perdendo 2-1, ma mettendo a serio rischio la squadra di Ranieri di prendere gol negli ultimi minuti. Vanoli è un allenatore interessante, con comunque una carriera che magari non è mai stata una carriera di primo livello, perché ha fatto per tante volte anche magari l'assistente tecnico o il secondo allenatore, e per l'appunto la prima vera grande esperienza l'ha avuta, ragazzi, a Venezia, dove l'anno scorso ha giocato 27 partite, un media punti 1,48, comunque una media importante per l'appunto. Venezia l'anno scorso, da quando è arrivato Vanoli, dopo Javorcic, da zona retrocessione è arrivata a zona playoff, e c'è stato un cambiamento radicale nel modo in cui giocava il Venezia, nel modo in cui Venezia si esprimeva nel campo, nella cattiveria, nell'aggressione, nei contrasti. Proprio un cambiamento radicale, un allenatore capace, che stimo molto, con idee precise e chiare, che sa trasmettere bene ai propri giocatori. E non era facile a Venezia, perché Venezia comunque è una squadra con tanti ragazzi stranieri. Devi saperti adattare alle esigenze anche di ragazzi non italiani, e lui l'ha fatto meglio. Ed è quest'anno, secondo me, il Venezia parte per fare una grande annata, perché la squadra è forte, si sta rinforzando. Parte già da un'ottima base, quella dell'anno scorso, e parte, secondo me, con un plus, ovvero l'allenatore, per l'appunto, che è un grande direttore tecnico, diciamo. Che modulo predilige Vanoli? Un 3-5-2, un 3-4-3, ma comunque preferisce giocare con la difesa 3. Vediamo anche un po' di numeri dell'anno scorso del Venezia. Venezia, che l'anno scorso finisce, ragazzi, ottavo in classifica, se non sbaglio, a 49 punti, a pari punti con la nona in classifica, che era, ragazzi, il Palermo. Ma per l'appunto, per sconti diretti e per differenza reti, il Venezia, ragazzi, prosegue, continua la sua avventura ai playoff. Arriva per l'appunto ottavo, 49 punti, 51 gol fatti e 50 gol subiti. Sicuramente un aspetto su cui devono lavorare quest'anno il Venezia e Vanoli è la fase difensiva, perché 50 gol subiti sono leggermente troppi. Invece, per quanto riguarda la fase offensiva, dovesse riconfermare i numeri dell'anno scorso e quantomeno migliorarli, potrebbe essere un plus. Ma un aspetto su cui deve lavorare quest'anno il Venezia è la fase difensiva. Numeri comunque importanti, 49 punti. Quest'anno per me l'obiettivo del Venezia deve essere quello di quantomeno insidiare le eventuali prime due classificati, lottare per un posto, per una promozione diretta in Serie A. Perché? Perché la rosa è forte, perché la squadra è costruita bene, perché gli innesti stanno arrivando, e perché hai 6 mesi di lavoro importante alle spalle con il tecnico che ti ha riportato i playoff l'anno scorso, dopo che riscrivi clamorosamente di retrocedere dalla Serie B alla Serie C, dopo essere appena retrocesso dalla Serie A. Ed è per questo che secondo me la squadra Venezia deve puntare, ragazzi, a una promozione, un'eventuale promozione diretta in Serie A. Quantomeno l'obiettivo minimo devono essere i playoff. Chi sono i due giocatori chiave secondo me per questo Venezia? Uno è un neoacquisto e si chiama Christian Gyökeres, arrivato dal Monza, con cui l'anno scorso ha fatto 22 presenze, un gol alla Juventus, tra l'altro, all'U Power Stadium di Monza. Ha giocato pochissimo, solo 542 minuti, però Gyökeres è un giocatore che ha fatto anche, ragazzi, 2 anni in Serie B col Monza, sempre annata 2021 e annata 21-22, raccolto in annata 2021 22 presenze, 6 gol e 5 assist, quindi ottimi numeri. Annata 22
21-22, 33 presenze e 9 gol. Di questi 9 gol però ne ha fatti, bisogna aggiungerne 5 che li ha fatti ai playoff giocando 4 partite con anche un assist, quindi è andato in doppia cifra nell'annata 2 anni fa con oltre 14 gol segnati, con un assist sono 15 i gol barra assist messi a segno, e per l'appunto per la Serie B è un giocatore importante, forte, con caratteristiche adatte al gioco di Manoli, un attaccante d'aria che sa giocare anche bene per la squadra, ovvero raccogliere ragazzi il gioco, dare una mano alla squadra nella manovra, nel fare la manovra offensiva. Ha una carta di età un po' elevata perché ha 33 anni, però in Serie B se sta bene fisicamente, di un giocatore abbastanza sano fisicamente, può fare la differenza. Mocchio perché ha ragazzi, ha un, diciamo, un partner in attacco, l'attaccante titolare del Venezia dell'anno scorso, è un giocatore sontuoso, ovvero parliamo di Poyan Palu, che l'anno scorso ha fatto 37 presenze, 19 gol e 7 assist, numeri clamorosi. Io credo che il Venezia quest'anno giocherà con una sorta di 3-4-3, ma occhio perché se casomai Poyan Palu sta male, c'è una grande riserva in panchina, per l'appunto si chiama Christian Gittier. Numeri di Poyan Palu ragazzi clamorosi, 37 presenze, 19 gol e 7 assist, sono veramente numeri da giocatore forte, da giocatore che in Serie B deve fare la differenza, può fare la differenza e fa la differenza, perché comunque in classe 94, 28 anni, della Finlandia, un grandissimo acquisto targato Venezia, preso la scorsa estate per l'appunto. Quest'anno per me Poyan Palu l'obiettivo anche di arrivare a quota 20 gol, l'anno scorso non ci è arrivato per un solo gol, ma oltre a fare gol la caratteristica è bella, che evidenzia quanto è forte Poyan Palu è il numero di assist, 7 gol, 7 assist sono tantissimi in 2907 minuti giocati, ed è un qualcosa di importante di un giocatore forte che, ripeto e ribadisco, in Serie B ragazzi può fare la differenza. Vediamo quest'anno cosa farà, ma credo che quest'anno possa anche arrivare alla soglia dei 20 gol, sicuramente oltre 10 gol ci arriverà Joel Poyan Palu, anche perché in panchina a insediarlo ci sarà un certo Christian Gittier. Ripeto e ribadisco che secondo me il Venezia giocherà con una sorta di 4-3-3. Vi ho detto gli obiettivi, vi ho detto i giocatori, ragazzi parliamo anche un po' della maglia del Venezia che vi metto qua sopra in sovraimpressione, maglia bellissima, maglia molto particolare, maglia che ricorda un po' anche maglia un po' dell'antichità possiamo dire, ma veramente molto bella, semplice, con i colori di Venezia, il giallo, l'arancione e per l'appunto questo verdino, molto molto particolare, semplice ma affascinante, fatta con K, bello il logo K dorato, diciamo, messo lì a fianco al logo del Venezia, bellissima anche la scritta, secondo me città di Venezia. Fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, cosa ne pensate del Venezia, di Poyan Palu, di Gittier come acquisto, di Paolo Vanoli come allenatore. Ditemi se Vanoli secondo voi può essere allenatore giusto per condurre il Venezia a fare una grande stagione. Le amichevoli sono iniziate anche molto bene con un 4-1 rifilato al Genoa di Gelardino, che quest'anno affronterà la Serie A, e ditemi qua sotto secondo voi che tipo di campionato farà il Venezia. Pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo al prossimo appuntamento del Bar Sport, ditemi qua sotto con quale tipo di squadra vorreste vedere questo tipo di format, noi ci becchiamo a un prossimo video, bella ragazzi!